La data del 15 luglio avrebbe dovuto inaugurare finalmente le attività operative dell'aeroporto Gino Lisa, ma dei ritardi burocratici fanno slittare in avanti questo appuntamento. Non è tanto il ritardo a preoccupare, tra l'altro prevedibile e comprensibile, ma il silenzio delle autorità, afferma il comitato Vola Gino Lisa. Esattamente, noi rimproveriamo il silenzio. La politica regionale, locale o nazionale non può stare in silenzio. C'è un ritardo tecnico, benissimo, che venga detto al popolo di Capitanate e non solo, in modo che non si perda di credibilità, perché il Gino Lisa ha una storia dove la credibilità è veramente in cattiva luce. Quindi ci aspettiamo un annuncio ufficiale del motivo e dei giorni di ritardo. Avete chiesto un incontro al Presidente, cosa vi è stato risposto? Abbiamo chiesto un incontro al Presidente, ho ricevuto una telefonata 10 giorni fa, ma poi niente di più. Devo incontrare il Presidente Emiliano per il problema protezione civile e per il distaccamento della caserma dei vigili presso l'aeroporto. Un incendio sta devastando il Gargano, si sarebbe potuto gestire diversamente con una base operativa qui al Gino Lisa. Senta, mi permetto di dire, nella mia esperienza di pilota giocattolo, sia ben chiaro che risparmiare mezz'ora di volo o da Bari o da Ciampino sarebbe significato salvare tanti alberi. Mettiamola così, lasciamo stare i costi in più. Fosse stato pronto il Gino Lisa 3 giorni fa, avremmo avuto un grande beneficio.